Fusi alla ricerca ancora del primo gol in campionato. Viene fermato Fusi in maniera regolare dall'ottimo intervento di Ronaldo, che prova ad impostare con un'apertura magica Ronaldo proprio per Rolfini. Ancora Rolfini in area di rigore, cerca di calciare, viene chiuso. Bellissima l'apertura di Ronaldo, quasi ad occhi chiusi per la partenza di Rolfini a sinistra di Sandon. Poi Kevin Baras, 7 i gol segnati in campionato da Varas. Attenzione però al break da parte del Vicenza, ancora con Rolfini che prova la con veramente 22 titolari. Questo calcio d'angolo lo tira soprattutto lui. Parte il brasiliano, dentro Ferrari, la palla non è entrata. Rivediamo tutto, il colpo di testa di Ferrari, e no, non è entrata. Velocità, struttura che già c'era comunque nella difesa del Padova, ma davvero ordine, giocatore molto molto bravo. Attenzione Rolfini, recupera palla, ancora Rolfini, nera di rigore, Rolfini cerca lo spazio per calciare Donnarumma, ad alzarsi ma non ad allargare. Ronaldo per il Vicenza, largo per Della Morte che mette il turbo, ancora Della Morte, c'è Fedo su di lui, Della Morte chiude, ancora Vicenza con Della Morte, mette questo pallone in mezzo, controllo per Krisetic. Baras, l'accelerazione di Baras, subito attaccato dalla fisicità vincente del suo avversario, ovvero Cuomo, e guadagna un altro tiro dalla bandierina. Crea gli problemi nelle uscite, parte Costa dalla bandierina direttamente in porta, la palla è uscita di pochissimo. Rivediamo, Costa ha tirato direttamente in porta cercando la deviazione, poi credo di Sandon sul secondo palo, sì, proprio di Sandon in gol all'andata, e Sandon non è arrivato per un soffio all'appuntamento con la deviazione vincente. C'è Sandon, Golemic sempre molto vicino a Donnarumma, l'azione è ancora viva per il Vicenza con il dribbling di Ronaldo che la rimette in mezzo. Rivediamo il cross al bacio da parte di Ronaldo. Cuomo trova Donnarumma e la traversa. Donnarumma con le dita, la palla a toccare la traversa. Secondo palo per il Vicenza dopo quello colpito da Ferrari con la palla che era andata sulla linea. Questa invece è andata alta. Ma il Vicenza insiste ancora. Può spingere Kirwan, prova addirittura a calciare. Padovana potrà dare a una delle due squadre stimoli ancora di più per le ambizioni di promozione. Qui il cross di Costa per Ferrari, l'anticipo di Faedo. Vicenza che è partito forte, Della Morte ancora. Il rilancio, Costa al controllo, ancora Costa, sembra avere un'altra freschezza nelle gambe il Vicenza, in particolare Costa che allarga dalla parte ancora di Rolfini. Su di lui Kirwan, ancora Rolfini, Costa. Con l'esterno, palla deliziosa ancora per Rolfini. Golemic. Subito a cercare davanti Rolfini, che bella palla a destra per Della Morte. Ancora Della Morte, si accentra, scarica dietro, sempre per Ronaldo. La manovra di Vicenza è fluida invece. Costa ancora questo bel cross, Ferrari! Ferrari fa impazzire i vicentini all'Euganeo e porta in vantaggio il Vicenza. È loco, 1-0. L'ottava meraviglia in campionato di Franco Ferrari ed è 1-0 per il Vicenza a Padova. Il cross è di Costa. L'avvitamento in aria è di Ferrari. Donnarumma si allunga ma non riesce a salvare. E finisce anche l'imbattibilità di Donnarumma. Franco Ferrari ha portato meritatamente il Vicenza in vantaggio a Padova, perché sia nel primo tempo che all'inizio di questa ripresa era stata la squadra di Vecchi a costruire le migliori occasioni. Ronaldo con qualità, Costa ancora il cross basso, l'anticipo di Krisetic.
Che pericolo. Ancora con Kevin Varas. Subito a cercare Michael Liguori. La posizione questa volta è buona. Ancora Liguori. Dentro per Palombi che se l'allunga. Se l'è allungata Palombi. Confente, abbracciato dai compagni. Recupero da parte di Bortolussi. Poi Fusi, ancora Fusi. Fa tutto molto bene. Fusi! Liguori. Cerca il dribbling, gli riesce ancora Liguori. Largo per Faedo, vediamo se prova Faedo! Finisce con gli applausi per tutti, quelli dei 1400 tifosi del Vicenza, per una squadra che ha davvero dimostrato di essere in grande crescita, di aver trovato la strada giusta.